Buongiorno, allora oggi è lunedì 11, mi sono preparata, vestita, lavata, eccetera. Ah, mi manca il profumo, arrivo. Questo qui, che è super buono. Tac, che palle, mi stanno venendo un sacco di brufoli qua e qua. Ok, stamattina vado a fare il tampone. Poi, aiuto, ho cercato di farmi una treccia decente per contenere questi capelli, ma fa comunque schifo. Che bello il mio appannamento degli occhiali. Comunque ragazzi, sono appena uscita, ho fatto il tampone. Mi sembra un po' traumatico fare il tampone, però vabbè. Madonna, che stress sti occhiali. Poi odio disappannarli così, vi giuro, c'è proprio un odio totale. Però cosa devo fare? Niente. Ci arrangiamo. Niente, stamattina veramente per levare il ghiaccio dalla macchina ci ho impiegato una vita, letteralmente. Allora, stamattina per colazione ho deciso che mi mangio un po' di uva senza semi e mi sono fatta il latte di riso della Granarolo con del caffè in polvere semplicissimo, quindi. Tra l'altro ho deciso di mettere, diciamo, un certo tema, ecco, a questo weekly vlog, ovvero, vabbè, oltre al fatto di raccontarmi i fatti miei, che so che fanno sempre piacere. Ho deciso che comunque sia, condividerò soprattutto un po' i pranzi, le cene, le merende, anche se in realtà ultimamente merenda non è che io la stia facendo più di tanto. Colazione ho ripreso con il latte, però sempre latte vegetale prevalentemente. Più che altro il latte che mi faccio il cappuccino, eccetera, lo fa Marco la mattina, quando magari è libero o comunque a pomeriggio e quindi magari ci facciamo quella colazione un po' più sciccosa, no? Però tendenzialmente io, cioè, o mi bevo il latte caldo scaldato al microonde con i cereali. Per esempio oggi, ieri ho fatto la spesa e ho preso un po' di frutta, insomma, così, almeno per tenerci un minimo. Anche perché se, giustamente se io ogni giorno inizio a mangiare biscotti e il cioccolato e di su e di giù, cioè non fa neanche tanto bene, quindi dato che comunque sia la frutta la mangio lontano dai pasti, ho detto vabbè, me la mangio adesso. Una cosa che volevo condividere con voi è che ho preso queste pastiglie della Swiss. Io prima prendevo lo sciroppo. All'inizio sono integratori appunto per capelli e unghie, pelle e unghie, qua c'è scritto. Comunque sia, sono quei classici integratori che io di solito prendo nei mesi, diciamo, invernali, perché comunque sia soprattutto per i capelli mi cadono tantissimissimissimissimi capelli. E io di solito prendevo quelli della Fito. Però quest'anno ho voluto provare un altro marchio perché quelli della Fito erano validi, funzionavano, ma ogni volta era un parto, cioè mangiare o comunque inghiottire, non tanto mangiare quella capsula perché puzzava, puzzava come non so cosa. Invece ho scoperto, grazie alla Ludovica, Ludovix su YouTube, e appunto quelli della Swiss non puzzano ed effettivamente è vero. Niente, sono 60 capsule fatte così, io dopo me ne prendo una. Buongiorno, allora io praticamente adesso sono in macchina. Ieri era martedì, ieri in realtà ho avuto una giornataccia, ma proprio una giornataccia terribile, che poi al massimo vi racconterò dopo, perché più che altro è che purtroppo a causa di eventi esterni sto facendo avanti e indietro un po' per Milano, vabbè, un po' perché sto lavorando come babysitter in quest'ultima settimana, perché io ufficialmente inizio a lavorare sabato. So quando andrà online questo video, insomma, ma penso la settimana prossima, adesso vediamo quando riesco a montarlo. Comunque sia, ieri sera, cioè, però mi sono fatta un'ora di viaggio tra macchina, motorino, eccetera, vabbè,
un bordello. Ma poi praticamente la mattina poi ho avuto anche un altro impegno perché dovevo rinnovare il mio passaporto filippino. Per chi non lo sapesse, io ho la cittadinanza anche italiana, cioè ho la doppia cittadinanza, ok? Però comunque sì, mi stava per scadere il passaporto filippino. Adesso prima di iniziare a lavorare, insomma, volevo sistemare queste faccende burocratiche. Stamattina vado a fare una cosina. E poi sabato inizio ufficialmente effettivamente a lavorare, quindi. E speriamo in bene, insomma. E madonna, c'è un po' l'ansia. Però, insomma, per il resto tutto abbastanza bene. Adesso io mi vesto, cioè mi vesto, mi metto la mascherina e me ne vado. E nulla, vi aggiorno durante la giornata se riesco, perché purtroppo è una settimana davvero assurda, assurda per tanti punti di vista. Poi comunque adesso non sto qua a raccontarvi, al massimo vi aggiornerò poi. Allora, niente, io non so neanche più che senso ha questo vlog, ragazzi. Aspettate che, ok. Forse così si vede qualcosa. Sono andata a farmi vaccinare. Oggi è venerdì 15, quindi insomma, questa è la situazione. E niente, quindi speriamo che vada tutto bene. Spero di non avere troppi sintomi. Aiuto, tipo febbre, eccetera. Più che altro mi scoccerebbe la febbre per il lavoro, solo per quello. Però per il resto, cioè, non è nulla di così tanto. Cioè, non ho sentito particolare la parte fastidiosa adesso al braccio, ma nulla di così tanto trascendentale. Comunque, cioè, ho le orecchie che mi stanno cedendo, mi fanno malissimo, vi giuro. Adesso torno su a casa e cerco di dare un senso a questo weekly vlog, che senso non ne ha avuto, perché almeno vi parlo un po', vi aggiorno e cerchiamo di dargli un senso a sto video, insomma. Allora, ciao ragazzi, devo farvi solamente un pezzettino di video per dirvi che sono viva. Sono un po' stanca e oggi è domenica 17 ed è l'ultimo giorno della settimana. Tecnicamente vorrei mettere questo vlog online domani, però non lo so, cioè vediamo che cosa viene fuori, perché onestamente speravo di filmare un qualcosa di decente questa settimana, ma no, perché in realtà ho lavorato sia come babysitter, poi ho ripreso a lavorare, quindi sono rimasta veramente, cioè sono stata catapultata da che avevo comunque un po' di tempo e tutto, cioè sono stata bloccata totalmente, quindi questo. Però ci tenevo comunque a salutarvi e dirvi che sto bene. Poi presto magari ritornerò con dei contenuti un po' più carini, perché onestamente, cioè mi rendo anch'io conto che, cioè, questi non sono video, ecco, effettivamente. Volevo anche dirvi che mi sono vaccinata. Sì, ebbene sì, mi sono vaccinata venerdì 15 di gennaio e mi ha fatto un sacco piacere vedere anche e soprattutto tanti studenti, penso fossero la maggior parte di infermieristica e insomma che erano lì in fila per il vaccino. Mi sembrava quasi che dovessimo essere arruolati per andare in guerra, vi giuro, cioè è stata una sensazione un po' strana, però questo. E niente, io fortunatamente a parte. Un po' all'inizio il sapore metallico, perché questo me l'avevano anche detto che potevo sentirlo, insomma, un po' il sapore metallico in bocca. Non ho avuto particolari effetti, insomma, post vaccino, per fortuna. E se non che il braccio mi faceva malissimo, cioè mi faceva male già da quasi subito dopo l'iniezione, ma non tanto, ma il giorno dopo avevo un dolore che vi giuro, cioè ero lì al lavoro che dovevo prendere le cose e facevo tipo così, mi faceva malissimo il braccio, questo qua, il sinistro. Però in realtà adesso va decisamente bene, quindi comunque è una cosa che dura un giorno, cioè basta. So di invece altre persone che comunque hanno avuto altri insomma effetti e tutto, però in linea di massima per tutti quelli che conosco che comunque hanno fatto il vaccino poi dopo sono stati bene, tranquilli, cioè senza particolari problemi, ecco. Il richiamo poi ce l'avrò a febbraio e niente, ecco, quindi sono vaccinata. E mi sento veramente molto fortunata e grata di questo, perché insomma alla fine è vero, faccio un lavoro che comunque mi permette questo e probabilmente se non facessi questo lavoro sicuramente non sarei qui a raccontarvi che appunto mi hanno vaccinata. Niente, dai, basta. Questo
questo è, non so bene se questa sarà la fine del video o magari proseguo con altro, però volevo solamente salutarvi e dirvi che sto bene, va tutto bene. Allora, per cena ci siamo fatti maionese, avocado, qua c'è il provolone. Ah sì, maionese, ingrediente principale, manca l'uovo. Vabbè, insomma, comunque, è inutile che ve lo dico, ve lo faccio vedere, lo faccio prima. Qua c'è la crema di pistacchio, la dendro, con il formaggio e il gâteau di patate un po', Scomposto. esatto, scomposto. Bene.